Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati nella nostra carriera allenatore con il Salford. Ragazzi, quest'oggi è episodio bellissimo perché abbiamo da affrontare il Liverpool in Premier League. Poi vabbè, due amichevoli internazionali che andremo a simulare, Stoke City e Dinamo Zagabria in Champions League. Come avrete detto da titolo, finalmente il nostro vivaio ha sfornato un giovane talento. Prima di farvelo vedere però devo ringraziare come sempre i nuovi abbonati di livello 3. Vi ricordo che tutti gli abbonati avranno a disposizione il link per entrare nel nostro gruppo Telegram, le emoji e il simbolo del Salford accanto al loro commento. Io ringrazio Piriu Alessio, Franci Damiani, Luca Bagalà, Elia Collini e Silvio Gel. Ve lo ripeto, per iscrivervi ragazzi basterà andare a cliccare sul bottone iscriviti, leggete le tre tipologie di abbonamento, quindi livello 1, livello 2 e livello 3, e poi nel post community trovate un link riservato agli abbonati. Ragazzi, vi voglio far vedere questo giocatore, è un sedicenne, ha 16 anni, quindi potrebbe anche già esordire con noi, però dobbiamo farlo crescere. Cameron Murphy. Allora, in realtà ne ho trovati due. Questo Brandon Carter ha 17 anni, 56 di overall. Non so, non mi ispira tantissimo. Mentre invece questo Cameron Murphy è un COC di 16 anni, inglese, 16 anni, 59 di overall. Ragazzi, guardate che lui non è male. Secondo me, qui mi dice che può diventare da 78 a 94. Però, inizieremo ad allenarlo e qualche cosina comunque la possiamo sistemare, tipo dribbling, velocità, eccetera eccetera. L'unica cosa è che ha 49 di resistenza, non so nemmeno quante stelle skill abbia. Comunque ragazzi, allora, stiamo andando molto bene, finalmente abbiamo trovato la nostra cavolo di formazione. Andiamo in casa contro il Liverpool, contro i Reds. Giochiamo con la nostra formazione comunque titolare, quella che abbiamo usato anche nelle altre partite. Mi avete detto in tantissimi, ZV, ma prova Aquarian che ha 90 di overall. Non è che è un giocatore che non utilizziamo più, anzi, appena comunque ci sono i doppi impegni, Champions e comunque campionato, più le varie coppe, lui sarà molto importante per noi. Comunque ragazzi, finalmente anche il settore giovanile del Salford inizia a dare i propri frutti. Buon giocatore, 16 anni 59 di overall, senza allenarlo può far bene. Poi mi sembra un piccolo loader, cioè mi sembra veramente un piccolo loader, e questa è la cosa che mi ha fatto impazzire, è un piccolo loader. Comunque ragazzi, dai, tutto pronto in casa al Town Park, Salford City, Liverpool. Voglio vedere il Liverpool che squadra ha. Vedo Heung-min Son che comunque a una certa età adesso, infatti il Liverpool, boh, non vedo giocatori fantastici titolari. Alegna, ok, che è cresciuto tanto. Neres, lo hanno comprato, ma hanno ancora tipo tantissimi giocatori vecchi, capito? Heung-min Son, Van Dijk, che erano forti i primi due anni. E adesso, dopo quasi sei anni, comunque ne è passato di tempo. E infatti avanziamo con Van Bissaka. Chi è che è su questo Laurouchi? Non lo so. Comunque Van Bissaka, le finte, il pallone che passa, belli capelli, Douglas Luiz, la finta, Douglas Luiz, grabara para. Raga, vedete, c'erano dei giocatori che non conosco neanche. Ma io mi ricordavo tipo Holland al Liverpool l'anno scorso. Ancora non si azzardano a metterlo titolare. Ci avrà 90 di overall e non lo mettono titolare. Qui intanto Van Bissaka, il tocco sotto per Nelson. Qualcuno in mezzo, Lautaro, fatti vedere. Nelson, mamma che cavolo di cross hai fatto. Danny Loader intanto prova ad andare. Aspetta la sovrapposizione di qualcuno. Dobbiamo ripartire da dietro con Santini contro Van Dijk. Santini è velocissimo ormai. Santini prova, prova lui. Para facilmente grabara. Ragazzi, io vi ricordo di seguirmi su Instagram perché siamo a 74.000. qui intanto grabara sbaglia completamente. Lautaro grandissimo. Dicevo, siamo a 74.000 e a 80.000 ci sarà l'episodio da un'ora, che poi potete mettere le faccine, le emoji. Ho fatto tantissime emoji, quindi ragazzi andate a seguirmi su Instagram che non ve ne pentirete. Comunque Zaracho, occhio, entra in aria. Van Bissaka però si fa trovare pronto. Van Bissaka ragazzi, diciamo che ha avuto parecchie difficoltà all'inizio, ma adesso è fondamentale. Qui viene recuperato in velocità. Ma porca miseria. Ah ok, ha fischiato. È stato recuperato in velocità veramente come se fosse lentissimo, invece c'ha 90 e passa di velocità. Carlos Alegna. Comunque dai, Joao Felix la tocca per Militao. Palla dentro, Lautaro dal limite. Porca miseriaccia. Porca, pensavo di andare a fare già l'esultanza con Lautaro. Pallone velocissimo, ha tirato un missile terra-aria. Purtroppo però
Il Liverpool, ragazzi, non sta facendo nulla. Siamo soltanto noi ad attaccare. Occhio, c'è Lautaro, c'è tutto solo in mezzo, Loader, che lascia il pallone a belli capelli Douglas Luiz. Che azione fantastica! Belli capelli Douglas Luiz. Belli capelli Douglas Luiz. Va bene, va bene. Loader la tocca. Lì Van Dijk, vedete, è vecchio ormai, è vecchio Van Dijk. E qui Loader però fa una cosa veramente strepitosa, ossia lascia il pallone e poi salta per il tiro di Van Dijk, un pezzo di terra che vola in aria. Standing innovation da parte del mister, dalla panchina, secondo gol in Premier League alla mezz'ora di gioco. Salford 1, Liverpool 0. Liverpool, vi vorrei proprio fare una bella rebuilding, perché non potete più giocare con Van Dijk, 35enne. Atal, Atal cresce tanto, dovrebbe essere turco. Traversone, brutto, Van Bissaka, Nelson, ancora Van Bissaka. Occhio, perché Van Bissaka comunque riesce ad arrivare in fondo, ed è una buonissima occasione. Il pallone dentro Loader! Grabara, para. Veramente Van Dijk, occhio, Eder Militao colpisce. Comunque dicevo, Van Dijk da essere il miglior difensore della Premier a venir ridicolizzato da tutti i miei giocatori. Qui belli capelli, il pallone che prova a passare. A legna però è fresco e si vede. Nelson come passa, Gio Felix, dentro! Non ci credo, il pallone che rimane di Hakimi. Siamo vicinissimi a farlo e io ho paura di comunque giocarmi tutta la partita solo con l'1-0, soprattutto negli ultimi ipotetici minuti del game. Lautaro ci prova. Più veloce di Laurucci, che non so chi sia. Nelson, Nelson, in aria, solo Loader, non ci credo. Che cavolo mi ha preso Grabara. Oh, quando non vuole entrare il pallone non entra. Qui Heung-min Son, il sombrero su Eder Militao. Dovrebbe finire il primo tempo da un momento all'altro e finisce qui. Ragazzi, quanti tiri abbiamo fatto? 10 tiri abbiamo fatto. Potevamo farlo il 2-0, eh? Potevamo farlo, e come? Zaracho intanto accelera. Occhio, Heung-min Son. E adesso il Liverpool si è svegliato. Meno male che Heung-min Son era in fuorigioco, perché il pallone per Zaracho, lì era il pallone del pareggio. Vedete ragazzi, Zaracho, Alegna possono fare tanto, dobbiamo stare molto attenti. Anche David Neres, ci vuole un attimo che ci pareggiano, Carlos Alegna, eccolo, prova a puntare Pierino. Carlos Alegna, Pierino si mette davanti. Ancora Alegna, il pallone per Zaracho. Santini si mette in opposizione, ma il pallone per David Neres. Eder Militao. Regà, iniziamo a fare un pochino di possesso palla in più, perché il Liverpool mi sembra cambiato in questo secondo tempo. A centrocampo, prova ad avanzare lui, Santini, le skill, il pallone che passa su Lautaro contro Van den Berg. Ancora Lautaro per vie centrali. Anticipato stavolta, belli capelli. E adesso Gio Felix, via col contropiede, chiediamo l'1-2. Lautaro, attenzione, prova ad andare via. Madonna Lautaro, che cavolo hai combinato! Il pallone che passa per Douglas Luiz. Atal, usa il fisico. Peccato, perché Lautaro Martinez aveva fatto una magia per dare questo pallone a belli capelli. Jones, il pallone che passa. Ottimo Hakimi. Possiamo partire in contropiede. Hakimi, più veloce di Heung-min Son. Occhio, perché Son lo sa per recuperare. Oh, ma quanto cazzo è veloce Son. Hakimi, c'è Loader. Hakimi, il tocco è proprio per Danny Loader, che aggancia Loader. Van Dijk a terra. A terra. A terra Van Dijk. Giù. Giù Virgil. Io ancora me lo ricordo. Finale di FA Cup, Van Dijk fa il fallo da ultimo uomo. E ancora me lo ricordo. Hakimi, contropiede pazzesco, guarda qui. Guarda qui che piscione che è Van Dijk. Guarda lì come cade, come va a terra. Danny Loader riesce ad entrare col corpo più veloce di Van Dijk, più fisico di Van Dijk. Moribondo, trentenne, quarantenne, ritirati Van Dijk. E c'è il 2-0 Salford. Questo è carattere, ragazzi, questo è veramente carattere. Tra l'altro il Liverpool non ha nemmeno Alexander-Arnold. Io mi ricordo che almeno Alexander-Arnold se lo fossero tenuti. Ma ha venduto pure lui. E non vi può sempre dir bene. Non vi può sempre dir bene. Risultato giustissimo. Qui occhio, perché c'è Santini che va a toccarla ancora per Gio Felix. Il Liverpool adesso non ci sta più con la testa. C'è Gio Felix, più veloce, che entra in area di rigore. Gio Felix, il pallone per Lautaro! Martinez, il toro, 3-0 anche contro il Liverpool. La stessa cosa che vi ho detto negli scorsi episodi: quando facciamo comunque più di due gol va a finire che la squadra perde completamente la testa, e infatti riusciamo a vincere con molti più gol, perché iniziano a non pressare, a non fare più niente. Van Dijk, Van Dijk, veramente ti ho ridicolizzato in maniera...
Santini adesso, ancora lui in mezzo al campo, prova a puntare l'uomo, Santini la tocca quel tanto che basta, belli capelli Douglas Luiz. Jones questa volta si mette in mezzo, cioè Liverpool io non lo capisco veramente, sto gioco è fatto veramente sempre peggio, ogni volta vedo delle cose peggiori, perché non puoi permettere a una squadra come il Liverpool di non fargli fare il calcio mercato, cioè si sono comprati Lozano, qui intanto mi sta per fare gol, ma Pierino si mette davanti, si sono comprati Lozano, Zaracho, qualche altro giovane, si erano comprati Holland e non lo mettono titolare, stanno giocando con chi cavolo era il portiere? Garaban, lì neanche so chi sia, perché cioè, ma cazzo è il Liverpool, ma fagli comprare un bel portiere, fagli comprare dei difensori forti, li fai giocare con i giocatori della primavera. Comunque ragazzi, io direi di andare dal mio bimbo, dove sta? Eccolo qui, Eddie Murphy, e facciamolo pompare per bene. Il piccolo Loader Junior deve crescere, deve rispettare. Oh, e comunque c'ha 70 di punizione, eh? Sì, mica male. Mica male per avere 16 anni. E poi ragazzi, voglio allenare Mo Ramos nella presa, perché non posso allenare più queste cose qui. La presa, vabbè, piano piano la facciamo aumentare. Siamo terzi a pari merito col Tottenham, che ci sta comunque tenendo il passo. Poi il Chelsea di Giorgino Bello quest'anno è proprio, boh, è pazzo. Pazzo come Giorgino. Allora, vinciamo 2-1 questa amichevole internazionale contro l'Austria. Ottimo. La Real Sociedad vorrebbe Krempiki in prestito, e sapete che io accetto, perché comunque Krempiki vale 11 milioni e mezzo, se ce lo fanno crescere, ma perché no, finisce come Bennis, e sono comunque dei soldi extra, Anche il Leicester ce lo chiede in prestito, ma io accetto tutto, dove vuole andare decide lui. Comunque simuliamo anche quest'altra amichevole internazionale, questa volta contro l'Australia, siamo fuori casa, 0-1, gol di Federico Chiesa. Uno dei più forti di questa Italia, ma già lo sapevamo. E adesso ragazzi abbiamo lo Stoke City, Stoke City. Tra l'altro fuori casa, e tra l'altro dobbiamo fare un piccolo turnover perché poi abbiamo la Champions League. Quindi faccio il turnover e vi faccio vedere la squadra. Questa è la formazione: Teze, Holgate, Militao, Mo Ramos, Hakimi, Italian Stallion, Douglas Luiz, Rice, Aquavien, Mladenovic e Lautaro. Tutto pronto ragazzi, partiti, abbiamo già il possesso del pallone qui con Lautaro che va a lanciare lungo Hakimi, Wagnerman però la spazza su, ma c'è Holgate come sempre molto pronto. È una bella partita ragazzi, ha dei giocatori interessanti lo Stoke, ha una buona squadra e poi soprattutto noi abbiamo la squadra da turnover, quindi insomma, partita interessantissima. Fede per Pier Gabriel, non facciamolo andare al traversone, Mo Ramos incredibile, l'ha presa. Lautaro intanto per l'Italian Stallion, che la dà per vie centrali a Hakimi. Cosa ci fai lì? Vai subito al tuo posto, vai al tuo posto Hakimi. Lautaro adesso prova a darla nello stretto. Che intervento del difensore Ayer. Comunque il pallone è ancora su Rice. Fede, questo Fede è dappertutto, ma era prima in fascia, ma poi è bello veloce. Vabbè, meno male che qui ha sbagliato, perché sarebbe stata un'ottima ripartenza per lo Stoke. Belli capelli Douglas Luiz adesso per vie centrali, si fa vedere il pifferaio magico Mladenovic, uno contro uno col difensore, Mladenovic prova a puntarlo, Mladenovic il pallone sul destro, Teze per Aquavien e esordio per lui col 90 di overall, Mladenovic, gnagnon, gran giocata del difensore dello Stoke. Il pifferaio magico ha comunque 84 di overall, quindi noi ce lo ricordiamo appena arrivato, comunque con 75, una roba del genere. Ma ragazzi, sono cresciuti i nostri giocatori. Douglas Luiz adesso, c'è l'Italian Stallion che mi fa il movimento, me lo fa anche Lautaro. Qui Matarese che la dà per Lautaro, aspetta Hakimi. Lautaro però dentro per l'Italian Stallion, a tu per tu, col portiere, il miracolo di Gunn. Italian Stallion è praticamente stato pressato da tutta la difesa dello Stoke e non è riuscito ad andare al miglior tiro, ma il pallone comunque carambola ancora sui piedi di Matarese, la finta, Matarese, che gol! L'Italian Stallion, l'esultanza con i tifosi, l'Italian Stallion, 1-0, Salford City, dopo aver sbagliato tu per tu col portiere, qui guardate che cavolo di azione, il rasoiata dopo la skill, imprendibile questa volta per Gunn, pallone che tra l'altro sbatte sul palo e poi finisce in rete. Luca Matarese, primo gol in Premier League per lui. L'Italian Stallion c'è sempre, regà, veramente c'è sempre, che poi ha 80 di overall, quindi
è cresciuto tanto anche lui, eh. Lautaro Martinez qui fa un po' il devasto. Lautaro Martinez in mezzo a tutti. Gnagnon, il migliore dello stock. Hakimi. La finta, il pallone per Acqua Evien. Miracolo di Gunn. Lautaro Martinez. Attenzione, sta per finire il primo tempo. Lautaro avrebbe l'opportunità. Gnagnon. Porca miseria, quanto è forte questo Gnagnon. Comunque, finisce qui il primo tempo. 0-1, decide l'Italian Stallion. Continuiamo in questo modo perché stiamo facendo un cammino in Premier League veramente assurdo. Stiamo lottando per la Premier, ragazzi. Quest'anno non è uno scherzo. Teze intanto di tacco, prova ad andare via. Teze, prova ad accelerare. Teze, non passa. Rice, prova ad accelerare per vie centrali. Resiste di fisico, si ferma. Comunque non è malissimo Rice. È che appunto mi aspettavo sicuramente di più. Intanto l'Italian Stallion. Matarese, oddio! Che papera di Gunn! Ancora Italian Stallion, sempre dagli stessi tifosi. Sempre Matarese, errore di Gunn. E l'Italian Stallion di piede debole riesce ad incrociare, ma paperona del portiere. 2-0. Ancora lui, l'Italian Stallion, Luca Matarese. Incredibile Luca, incredibile. Questa cosa mi fa ben sperare, perché comunque in Champions io lo voglio utilizzare, ragazzi. Lui deve alzare la coppa. Lui deve alzare la coppa. Ancora Matarese, il tocco per Lautaro, che va a darla lunga ancora per Matarese. Ormai, ragazzi, voglio la tripletta. Eccolo qui, Italia Stallion, per belli capelli, va per vie centrali. Rice, il pallone che passa. Buona questa volta l'invenzione di Rice, bella idea. Mladenovic resiste alle cariche, il pallone che passa. Rice prova ad andare lui al tiro, fermato. Gol dello Stoke City, però annullato perché c'era un fallo in difesa ed è giusto così. Comunque ragazzi, partita a senso unico quella di oggi. Ormai la squadra gioca bene perché comunque stiamo continuando a vincere. Anche i singoli aiutano tanto. Lautaro Martins l'abbiamo tenuto titolare. Occhio qui, Mladenovic non riesce nel passaggio. Comunque vi dicevo, stiamo giocando veramente bene, veramente da Dio. In Premier quest'anno possiamo veramente puntare al primo posto, o comunque ai primi due posti, perché il Chelsea quest'anno non so che cavolo abbia. In Champions League dobbiamo blindare il secondo posto, andando a vincere anche la partita di ritorno contro la Dinamo Zagabria. E dobbiamo sperare comunque che il Bayern non vinca, perché poi, battendo il Bayern, potremmo pure rischiare di passare da primi. Comunque ragazzi, veramente, finalmente, finalmente, lo ripeto, è l'anno giusto. Matarese intanto è stato straordinario e diventa felice l'Italian Stallion. C'è un motivo se siamo imbattuti. Effettivamente ancora non abbiamo perso una volta in Premier League, eh? Non abbiamo perso ancora una volta in Premier League. Da quant'è che non succedeva una cosa del genere? E comunque luci blu. Eddie Murphy diventa 60 di overall. Lo stiamo pushando per bene. E noi siamo pronti per la partita contro la Dinamo Zagabria, sperando nello stesso tempo che il Bayern Monaco possa pareggiare o addirittura perdere, ma la vedo dura. Comunque Krempiki ha accettato il Leicester. Perfetto, così lo vediamo in Premier League, sappiamo anche le sue statistiche. Comunque in casa contro la Dinamo Zagabria l'abbiamo battuta 4-0 in Croazia. Figuratevi in casa nostra. Voglio la goleada, ce lo meritiamo. Quindi con la formazione titolare andiamo e spacchiamoli per bene. Eccoci ragazzi, tutto pronto. Tutto pronto, lo stadio delle grandi occasioni. Per continuare a dare man forte a questa squadra che sta finalmente facendo sognare e finalmente sta seguendo i propri obiettivi. Siamo secondi in Premier League e secondi nel girone di Champions, ma vorrei tanto rifare le sfide di andata contro il Bayern Monaco e contro il Ghent, perché abbiamo perso punti importanti. Qui Santini, ma è pazzo! Ma è folle! Madonna mia, non è la prima volta che se ne esce fuori con questi tiri da centrocampo fra un po'. Tutte le volte traversa, fa crossbar challenge con Santini, vince lui. Qui ancora Santini, ancora Santini, Santini, Santini! Livakovic! Quanto è esploso Santini, qui intanto il pallone non arriva. Lautaro, ancora Lautaro, un gol di testa non me l'ha fatto, eh. Attenzione, la Peña Ruiz contro Hakimi, non facciamola andare al traversone, addirittura entra in aria. Hakimi costretto al salvataggio in extremis. Occhio, c'è Dani Olmo, il traversone in mezzo.
Mamma mia, Wan-Bissaka come l'ha toccata. Santini, proviamo a partire in contropiede. Santini è velocissimo. Prova ad accelerare proprio. Santini, va via in velocità. Santini, quanto è veloce. Santini, Santini in area di rigore. L'ha vinta. Santini, pallone che rimane lì. Non ci credo, Lothar non è riuscito a colpire. Santini, man of the match dopo 22 minuti. Comunque attenzione perché la Dinamo ci prova in tutti i modi. Ci prova veramente in tutti i modi. Qui Moro passa! Moramos sbaglia, ma Santini anche in difesa. Ed eccolo qui che prova ad andare. Occhio perché la Dinamo Zagabria ha attaccato e quindi hanno pochi giocatori. Ancora Santini, la finta, sta per entrare in aria. Santini, le doppie finte. Santini, madonna. Mi sembra Messi. Mi sembra Messi con i capelli lunghi all'inizio del Barcellona col numero 19. Mi sembra diventato Messi Santini, veramente. Anche per le tipologie di gioco, guardate Lothar di tacco. Stavamo facendo veramente delle azioni fantastiche. Douglas Luiz adesso il tocco per Lothar. Il pallone che in qualche modo arriva a Lautaro, anticipato. Dinamo Zagabria che sta giocando meglio rispetto all'andata. Forse perché sanno che devono per forza batterci, altrimenti non si qualificano. Però noi vogliamo qualificarci da primi e comunque dobbiamo battere la Dinamo per evitare rischi. E qui Santini prova ancora ad andare, si ritrova il pallone addosso, si becca anche un calcione. E qui ci mette anche il piede. Wan-Bissaka. Ok, c'è Lothar, dagliela! Lothar, dai che ce la prendi! No, l'hai gestita male. Sta per finire il primo tempo, facciamo sto gol ragazzi perché è nell'aria, però dobbiamo trovarlo. Lothar, Lothar! Eccolo, è nell'aria! È nell'aria, però dobbiamo trovarlo. È nell'aria, però dobbiamo trovarlo. Eccolo il gol. Danny fucking Lothar. Triangolo chiuso alla perfezione. Nelson, Santini, Lothar. Gol al volo di controbalzo. Angolazione perfetta. Esecuzione magistrale con le dream speed. Da quando gli abbiamo messo le dream speed e le fasce da Jamie Vardy, Danny è diventato Danny fucking Lothar a tutti gli effetti. 1-0, quinto gol in Champions League. Dovevamo farlo questo gol, dovevamo farlo adesso, perché ragazzi il pareggio sarebbe stato troppo stretto e la Dinamo stava iniziando comunque ad attaccarci. Il Bayern Monaco sta vincendo 1-0 col Ghent, quindi mi sa che raga secondo posto, mi sa proprio sì. Però ragazzi quella col Bayern Monaco la giochiamo lo stesso, anche se non dovesse cambiare le posizioni la voglio giocare, perché io voglio la mia vendetta contro il Bayern Monaco che mi ha battuto con un tiro due gol. Un tiro due gol, vi rendete conto? Qui intanto Douglas Luiz per Lothar, 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 la finta, Lothar, Lothar! No! La spaccata, ancora sta tremando la traversa. Qui Santini prova ad andare, il tocco per Hakimi, occhio c'è Lautaro, il pallone per lui. Ok, adesso la Dinamo ci prova. Pierino, il pallone che rimane lì. Hakimi, in qualche modo. Mo Ramos riesce a ritrovarsi il pallone lì. E qui Santini a centrocampo riesce ad andare via al proprio marcatore. Santini, Santini, Santini proprio ti toglie l'uomo. Santini proprio... Guarda, guarda, guarda quanto cazzo è forte. Santini, sotto, per Lautaro che sbaglia. Occhio Militao, il pallone per Joao Felix, non sbagliare almeno tu. Joao Felix! Eccolo il gol! JF7! Che fa il balletto con Lautaro, con Wan-Bissaka. No, non è Wan-Bissaka. Eder Militao e Hakimi. Non so perché ho detto Wan-Bissaka, lapsus totale. Vabbè, dai, partita chiusa. Lothar adesso accelera, si fa vedere Lautaro, si fa vedere anche Nelson. Lothar, tutto bene per Lautaro. Lautaro, ma non vuole riuscire, non può segnare Lautaro Martinez. Non vogliono farlo segnare. Santini invece accelera. Santini aspetta come sempre l'uomo, lo supera di netto. Magie su magie. Ancora Santini, ancora Santini. Si è superato tutti. Quanto è forte. Ma io non capisco, ma prima lo usavo male. Ma cosa gli è successo a Santini? Mi è cresciuto su qualche attributo? Non ne ho idea, ma è diventato un altro giocatore. Guarda, resiste anche di fisico. Comunque occhio perché c'è Lothar lanciato a rete, c'è Douglas Luiz centrale. Leskovic capisce tutto, la partita sta per finire. Ultimi 30 secondi. Ragazzi, siamo qualificati agli ottavi di Champions League. Facciamoci un applauso.
Siamo qualificati da secondi, ma fa niente, ma fa niente. La cosa più importante, signori miei, è la qualificazione. Siamo qualificati agli ottavi. Non so chi beccheremo, non ho completamente idea di chi potremmo beccare. Andiamo a vedere il Bayern quanto ha fatto. Oh, ha pareggiato il Bayern. Attenzione ragazzi. Siamo secondi da soli a 31 punti, il Chelsea 36, a caso. Ma andiamo a vedere il girone di Champions. Fatemi vedere. Meno 3 dal Bayern Monaco. Mi sa che qui rischiamo anche di qualificarci da primi, eh. Siamo qualificati. Ma adesso dobbiamo vedere se da primi o da secondi. Dipenderà tutto contro il Bayern Monaco. Fatemi vedere un po', perché dobbiamo anche vedere se ne vale la pena. Cioè qui o Lione o Borussia. Meglio il Lione. Qui ovviamente meglio il Leverkusen di Van der Heide, tra l'altro. A casissimo. Il Valencia o l'Inter. Lo United non possiamo beccarlo. Qui PSG o United. Napoli o Real Madrid. Milan o Barcellona. Madonna, Milan e Napoli vanno forte, eh. Tutto ancora, veramente tantissimi gironi ancora non sono decretati. Io ragazzi vi saluto, domani capiamo se ci siamo qualificati da primi o da secondi, come sempre alle ore 19 vi voglio tutti quanti. Ringrazio ancora gli abbonati, seguitemi su Instagram, un bacione, ciao ragazzi.